Signori, buona domenica! Buona domenica a tutti, per chi ha la fortuna di stare a casa. Io invece sto andando al lavoro e quindi mi tenete compagnia qualche minuto. Allora, sembra la volta buona, come si direbbe nel cinema, buona la terza. Sembra che Brozovic, mettiamo sempre il condizionale perché sembrava fatta 2 giorni fa e invece poi è saltato tutto. E invece a sto giro pare che ci siamo. Ieri, da quello che si legge, il giocatore ha fatto le visite mediche, anche se non ci sono state grandi comunicazioni, diciamo, ufficiali. L'Inter si accontenta, diciamo così, di questo sconto. Dovrebbe incassare tra i 18 e i 19 milioni di euro, quindi questi 4-5 milioni di euro di sconto rispetto ai 23 milioni che erano stati pattuiti inizialmente. Insomma, è un peccato, lo dico sinceramente, perché la storia tra Brozovic e l'Inter non sta finendo bene, e lo dice, ripeto, uno che è un grandissimo estimatore di Brozovic, uno che ha amato Brozovic anche quando non era questo Brozovic, anche quando era quello che in campo sembrava che non avesse voglia di starci, quello che ci faceva incazzare, quello che ha preso dei fischi a San Siro prima che, come ho detto altre volte, prima che Spalletti nel suo primo anno all'Inter gli trovasse il ruolo che poi l'ha reso uno dei più forti centrocampisti d'Europa. Non sta finendo bene. Ieri ha postato l'emoticon del circo sul suo profilo Instagram. Ora non si sa bene a chi è riferito, con chi ce l'abbia, cosa vuol dire un circo, inteso che è un qualcosa di assurdo, qualcosa che non ci si aspettava, una roba fuori dal mondo, o è inteso come pagliacci, non si sa. Ripeto, non sta finendo bene la storia di Brozovic all'Inter, e di questo me ne dispiaccio parecchio. Però, come ho detto nel video di ieri, sicuramente il suo atteggiamento premondiale, questo suo tutelarsi per la nazionale e allungare i tempi di recupero dell'infortunio, all'Inter non sono piaciuti, a noi tifosi non sono piaciuti, questo va detto. E poi anche questo discorso, come ho detto ieri, va a guadagnare 100 milioni in 3 anni e chiede la buona uscita, che ovviamente non gli è stata concessa. Ripeto, anche questo non è un gran segno. Io capisco che probabilmente i rapporti sono talmente logori che quando ci si lascia si fa di tutto per rendere complicato questo addio, però è anche vero che l'Inter non è soltanto la società, tu devi rapportarti anche con chi ti ha tifato in questi anni, in questi 8 anni di Inter, e comportarti così non è un bel addio nei confronti dei tifosi. Poi farà un post dove ci saluta tutti, dove ringrazia tutti, sarò interista per sempre, tutte le cose che si dicono, che si leggono quando un giocatore dopo qualche anno va via da una squadra. Però non ti, caro Brozo, non ci stai lasciando bene. Avrei preferito un educato silenzio piuttosto che a questi abboccamenti, questi ammiccamenti, a queste velate critiche alla società e a quello che sta succedendo. Non mi stai piacendo, Brozo. Sei sempre stato una persona molto schiva, molto, diciamo, tranquilla da quel punto di vista, e non mi stai piacendo sinceramente ultimamente. Io capisco che tu credi di avere le tue ragioni, pensi di avere le tue ragioni, la società pensa di avere le proprie, però dopo tanti anni nell'Inter, dopo essere diventato un giocatore importante per questa squadra, credo che avresti potuto tranquillamente risparmiarti l'emoticon del circo e questa storia della buonuscita e altro. Perché, ripeto, l'Inter non è la società con cui tu tratti, l'Inter siamo noi tifosi, e per quanto mi riguarda, e per quanto io sono e resterò un tuo estimatore, non mi sta piacendo come ti stai comportando. Detto questo, ragazzi, l'Inter incasserà appunto questi 18-19 milioni, qualcosa meno rispetto alla cifra pattuita. Ora, con questi soldi, leggevo che l'Inter andrà
cercherà di andare dal Chelsea per mettersi d'accordo, perché ad oggi la priorità è Lukaku, non Frattesi, che evidentemente forti, credo, dell'accordo col giocatore. L'Inter, diciamo, non in questo momento ha la priorità di riportare a casa Lukaku, perché come ho detto in qualche video fa, lui ha messo come, diciamo, deadline, secondo me, il giorno del ritiro, che dovrebbe essere il 13 o 14 luglio, se non ricordo, comunque la data è quella, e credo che l'Inter voglia fare in modo che lui sia nel ritiro tra, appunto, a questo punto una decina di giorni, 12-13 giorni, tra un paio di settimane. Per cui vedremo, insomma, questi soldi ovviamente serviranno a convincere il Chelsea con un prestito, e poi eventualmente a mettere, non so, un diritto o un obbligo di riscatto mascherato tra le società, vedremo, insomma. Comunque, da quello che si legge, un po' tutti i giornali, sono un po' tutte le testate giornalistiche che parlano di Inter in particolar modo, sono tutte concorde nel dire che ad oggi la priorità è Lukaku. Frattesi, ripeto, evidentemente si ha l'accordo col giocatore, anche il rapporto che c'è tra Carnevali e Marotta, anche se Carnevali ha detto il rapporto c'entra fino a un certo punto, evidentemente, insomma, sono convinti. Anche l'anno scorso eravamo convinti di Bremer, poi è arrivata la Juventus con i soldi cash, con i soldi di De Ligt, e l'hanno preso loro. Ora, speriamo di non fare la solita, diciamo, cioè speriamo di non fare, di rimanere col cerino in mano come l'anno scorso. Alternativa a Frattesi potrebbe essere Samardžić, che a me piace tantissimo. Sarebbe il giocatore fisico che chiede Inzaghi che vada un po' a ricoprire, passatemi il termine, il ruolo di Gagliardini, cioè ovvero quel giocatore fisico che a volte serve. Ma Samardžić, oltre a essere un giocatore fisico, è un giocatore di molta classe, un giocatore veramente fortissimo, e se ci fosse veramente la possibilità di andarlo a prendere, magari. Si parla anche in difesa, visto che Azpilicueta sembra definitivamente svanito, ha scelto per questioni familiari di tornare in Spagna. Va bene, rispetto, se fosse arrivato io ero contento, perché era un buon giocatore, un giocatore interessante, però ripeto, se non arriva di certo non sono qui a stracciarmi le vesti. Si parla sempre di questo Demiral, che è un giocatore sempre in orbita Inter. Vediamo, insomma, vediamo cosa accadrà. Resta di fatto che tra questo punto, tra oggi e domani, mi aspetto l'ufficialità della cessione di Brozovic, e poi da lì vedremo come, insomma, come evolverà il mercato dell'Inter, perché ripeto, Toto Turam è arrivato a zero, che va benissimo, Bissek, che ad oggi comunque non è ufficiale, però a detta di tutti l'Inter comunque l'ha preso, sarà ufficiale quando il ragazzo finirà l'Europeo Under 21 e l'Inter pagherà la clausola di 7 milioni di euro. Detto questo, ragazzi, insomma, aspettiamo, io credo che parta tutto nel momento in cui Brozovic sarà ufficiale, e come detto lo step successivo potrebbe essere l'assalto definitivo a Lukaku per riportarlo, diciamo, una volta per tutte a casa. Ok, signori, io vi ringrazio della compagnia che mi avete fatto, vi auguro ancora una buona domenica per chi la passerà al mare, in piscina o comunque in famiglia, e noi ci rivediamo a questo punto magari domani se c'è qualche novità importante. Vi saluto, ancora buona domenica, ma prima di farlo, forza Inter!